questa sera, visto che in quanto batterista rimango sempre indietro, nascosto, scusate che mi alzo, c'è il cantante, in quanto rimango sempre nascosto dietro e non riesco a esprimere tutto il mio potenziale artistico di cui sono dotato, volevo questa sera deliziarvi per questa mezz'oretta che mi rimane con tutte le mie opere e le mie cose che la natura mi ha donato, insomma, tutto, lascio alle chiacchiere e comincio con la mia arte. Grazie, grazie a tutti. Avevo anche delle altre canzoni da proporvi. Ancora! Vedo che il gruppo è pronto. Grazie a tutti, grazie, è stato il mio momento di gloria, grazie. Torno al mio... No, devo essere sincero, era un po' che me lo diceva, guarda Mirko, io sto sempre da dietro, non mi vede mai nessuno. Esatto, gli ho detto, guarda, apri te il concerto, aveva preparato in realtà mezz'ora di grande, nuovamente un grande applauso per Jack. Aveva preparato mezz'ora, cioè ce l'aveva anche fatto sentire tramite WhatsApp, ma abbiamo visto dalle vostre facce che siete pronti per il cialtro onesto, che siamo noi poi tra l'altro. Dai, fate come i grandi pubblici quando scrosce di applausi. Allora, ci riprovo, no? Facendo come i grandi concerti. Ciao medicina! Allora noi siamo i Cialtro Onesto e dopo le zanzare siamo la cosa peggiore che vi poteva capitare stasera. Abbiamo 25-30 minuti di repertorio, voi mangiate. Noi, siccome abbiamo già mangiato a scrocco, ci dobbiamo guadagnare la pagnotta, vi faremo una mezz'oretta. Voi applaudite, così date un senso al fatto che ci hanno dato da mangiare gratis e anche da bere, perché così ci richiamano anche la prossima volta. La band è presente? Ok, partiamo col primo pezzo. Thank you.
grazie, la cosa che mi fa molto piacere che molte persone che il 30 luglio non sono a Cesenatico, non sono a Tapete, non sono, ma sono a Medicina, perché hanno moglie e figli, e anche noi, e questo è lo scopo principale dei Charlton Heston, perché non avendo il fisico per giocare a calcetto e non avendo la testa per il club degli scacchi, abbiamo deciso di mettere in piedi una rock band soltanto per un attimo staccare dalla mole di lavoro dei figli. E il prossimo pezzo si chiama Una merda da Dio, perché è facile fare le cose, e lo so, ho detto una brutta parola, lo so, mio figlio mi redarguisce sempre, grazie, ma noi ci proviamo a fare le cose fatte bene, ma le facciamo una merda, ma le facciamo da Dio.
passo di applausi e medicina. Vedo che siete entrati nell'ottica, grazie, noi lo apprezziamo, ma c'è una cosa che apprezzeremo ancora di più. Siccome noi abbiamo dei figli da mandare all'università e anche un mutuo da pagare, abbiamo pensato una cosa geniale. Siccome adesso voi, lo so che tutti in macchina ascoltate quelle canzoni, cos'è l'ultima di moda? Despacito, 40 milioni di visite su YouTube, no? E pa pa pa, soldi a palate. Allora noi ci siamo detti, facciamo anche noi una canzone estiva, così la cantano grandi e piccini e ci paghiamo il mutuo di casa. Per rendere la cosa più semplice per voi utenti medi, abbiamo chiamato questo pezzo Nanna Nero, così quando lo cercherete su YouTube non dovete inventarvi quel pezzo come fa Nanna Nero. Ecco, il pezzo si chiama Nanna Nero, è un pezzo estivo, cercatelo su YouTube, fate aumentare le visualizzazioni. Che si nasconde perché si vergogna clamorosamente di me. E quindi rivolgo agli uomini, gli uomini padri di famiglia, quarantenni come me, qual è la cosa peggiore che possa chiedervi la vostra donna? Lo so, e quando tira fuori il costumino del 96 e ti dice guarda amore mi sta ancora, e tu cosa gli rispondi? Cosa gli rispondi? Perché hai due opzioni, o gli dici no e lei si imbufalisce, oppure gli dici sì, ti sta una merda da Dio. Quindi noi, sì, si imbufalisce lo stesso, però gliela... Allora noi, e poi dopo gli viene il trip, dai adesso mangiamo vegano, adesso mangiamo vegetariano. E tu bellissimamente che è arrivato ai 40 anni, te la sei guadagnata la pagnotta, il figo, l'hai fatta a 20 anni. Adesso te la sei guadagnata e dici no, io credo ancora. E
una salsiccia che ci hanno fatto stasera, che ho il fiatone, che sono murato di salsiccia. Questo pezzo, come si chiama, Estate 96, lo vogliamo dedicare alle nostre compagne a cui vogliamo un bene della Madonna. Però il costumino non ci sta più. Salatina, da domani in salatina, setan tofu, Un saluto al nostro manager. Il nostro manager Mimmo, in carcere a Manila, ci ha preso 10.000 euro che c'era da fare il disco, è andato a Manila, l'hanno dicendo che a Manila c'era un'acustica migliore,
l'anno d'estate, ricettazione, noi portiamo avanti questa campagna, hashtag Mimmo Libero. Ma volevamo, però stasera non c'è, però noi questa canzone la facciamo lo stesso, accattivarci anche il pubblico giovane, quello nato almeno prima del 96, no, dopo il 96. Un casino di birra, la salsiccia mi sta salendo alla testa. Questo pezzo si chiama Super Io, come piace tanto ai giovani adesso, è un pezzo un po' check it out, rap, e niente, un bel pezzo, mi ci piace, parlo un attimo della... Un grande applauso, perché quando non so più cosa dire, di solito il pubblico interviene con uno scroscio di applausi. Mi sta venendo su una salsiccia. Dalla batteria Matteo Jack Gentile. Yo, jump, jump. Aspettiamo che anche voi un po' ci crediate, solo per quello, perché se avessimo il fisico gli direi che vado a giocare a calcetto, ma sono più credibile se gli dico vado a cantare. No, adesso però, no, basta, adesso c'è un momento serio,
c'è un nostro amico Giancarlo che noi chiamiamo Gianca, classica storia un po' comune a tutti, conosciuti alle elementari, frequentati alle superiori, si sono sposati a metà dell'università, insomma lui ha tocciato il biscottino solo in un forno. Poi un bel giorno lei si accorge che il mondo è pieno di biscottifici e lo lascia da solo. Gianca, che purtroppo aveva conosciuto solo un biscottificio, una sera ci fa: "Origa, basta, la mia vita ricomincia, esco fuori e faccio una strage". E lui mi ha detto: "Gianca, guarda che dei tempi di elementari sono passati un casino di tempo, stai in occhio". E lui: "Vai tranquillo, sono ancora un gran gallo". Questo pezzo lo vogliamo dedicare a Giancarlo, ho detto Gianca, il pezzo si chiama "Sai chi ti saluta". Bella Gianca, sai chi ti saluta? Siamo arrivati all'ultimo pezzo, ragazzi. L'avevamo detto, avevamo 25 minuti di repertorio. Lo so, se volete ci abbiamo mezz'ora di kazoo, eh. Vediamo, dai, adesso vediamo come ce la aggiustiamo. No, il prossimo pezzo vogliamo dedicare a noi. C'è gente che si fanno i fatti loro, io sono qua che sto facendo una performance, la Madonna. È lo stesso. Il prossimo pezzo lo dedichiamo a tutti quelli come noi che a un certo punto gli amici non ti chiamano più, perché prima ti chiamano, tu ti inventi una scusa, no, c'ho da fare, cioè, ma in realtà la festa è finita. Festa. Charlton Heston, il vostro gruppo rock preferito.
destra, lo straniero, l'oriundo, da Lugo di Romagna, Fabio Ricci Curbastro. Grande applauso, è un piccolo sforzo, ma un grande passo per l'umanità. Alla mia sinistra, reduce da una gara di triathlon al Brasimone, stamattina ha fatto 40 km a nuoto, 80 di miglia, sesto assoluto primo di categoria, se non sbaglio, giusto, dico sesto primo, comunque l'atleta della band, l'uomo che ci crede ancora e stasera cenerà con un'insalatina alla chitarra, Alessio Gente e i Giordani. Anche qua scrosci di applausi, eh. Va bene, dietro di me stasera non l'ho nominato per niente e me ne scuso. La salsiccia ogni tanto, quando volevo dire al basso, mi veniva sulla salsiccia. Al basso, l'unico vero musicista della band. Tra l'altro noi esistiamo da un'idea di sua moglie, che era preoccupata che un talento così rimanesse nell'armadio. Allora ha detto: ragazzi, mettete su una band, fatelo suonare. E noi l'abbiamo fatto. Al basso, Cristian e Ciccio Cincinelli. Poi che dire, dietro di me, l'uomo, un kazoo, una verità, il pistone, il motore, lo stantuffa. Sposto perché sennò dopo mi chiede anche la prossima volta di suonare il kazoo. Allora guardatelo adesso, fategli un grande applauso a Matteo Jack Gentile, dategli merito. Poi ci sono io, chiamatemi il King, la vera grande rockstar in circolazione, l'ultimo vero rocker. Grazie, un applauso mediocre anche per me, ragazzi, non voglio esagerare. Si è staccato tutto, attenzione, anche tutto. Va bene, andiamo avanti quasi a cappella, ringraziamo i ragazzi. Da mangiare gratis, anzi qualcosina gli diamo perché sono stati veramente schifosi, mi ha mangiato come dei maiali, ci sentiamo anche un po' in colpa per avendo fatto soltanto 25 minuti di repertorio. Io vi invito a fare una cosa, abbiamo un profilo Facebook, YouTube, tutto, mettete mi piace, mi raccomando, date adesso, tirate fuori i cellulari, cercate Cialtronesto, perché più like abbiamo più riusciamo a suonare in giro. Perché se ti diamo i dischi da sentire, non ci diamo. Quindi signori, grazie e soprattutto comprate i nostri dischi. Cialtronesto! Grazie medicina! Non sto scherzando, abbiamo veramente 5 pezzi di repertorio, rifacciamo la scheletta dell'inizio, ma penso che metà dei cani della zona abbia già iniziato ad abbaiare da disperazione. Buonanotte, rimanete, che c'è... grazie a tutti, c'è adesso c'è buona musica.